Allora, quando sono stato prigioniero, ha messo uno a comandare la compagnia. E parlava ragazzo, parlava il russo quello, discretamente. Ma ha cominciato a reclamare che fanno pasticci, che là. Era caporale, il maggiore. E quello l'ha mandato via. E mi è venuto in baracca un ufficiale russo e uno romeno. Ha detto, che facciamo con il comandante? Te, a me, a me, sì. Dico, no. Cioè, te fai il comandante, basta. Compagnia. E quindi hai parlato russo? Parlavo russo. E allora ho fatto il comandante di compagnia per 2 o 3 mesi. 3 mesi. Dopo ha cambiato di campo, ha portato al 56. E allora il russo che c'era che ti mandava via, dico, no, questo qua è il sergente maggiore, mi guarda lui a fare il comandante, di aiuto. Beh, allora l'hai capito così, l'hai detto che aiuti a lui a fare. E ha mandato via. Mandava la compagnia, allora, e io l'aiutavo. Per un paio di mesi c'era stato. Dopo gli hanno sbarcato tutto, non si capiva niente. E dopo siamo andati fuori a lavorare. E io battevo il ferro e le davo i ferri, tagliavo la legna, tagliavo la paglia per le mucche, tagliavo tutto, paglia, e altro così, nel mezzo bosco. E dopo sono venuto dentro in casa, dentro stasera, di via, dentro stasera. Un giorno capita una signora, avevo 40 anni, 40 anni, insomma, ha detto, gli voglio 10 uomini che vengano a lavorare nel magazzino. Ma per loro lì, mi ha detto, ma non capisco. Allora, tacco lavorare con la donna. Si buttava dentro le Dove patate, era carsi in maniera, in qualche maniera, sempre devono farsi vedere la loro. Insomma, mangiavano carta bocca. Dentro al campo vi tenevano senza mangiare? No, ne andavo, ma poco. Subito io ero 83, 84 anni. Sono rimasto 42, ma ero ancora uno di quelli che Stavano stava bene. Erano tutti 38, 39, 40, 35. Mangiare, andavano, sul pezzo del pane così, è un gavettino di acqua calda.